Noi adesso dall'orto del convento di San Giovanni Rotondo ci spostiamo in un'altra città della provincia di Foggia, in maniera particolare Stornara, che fa parte dei 5 reali siti. Perché? Perché, come ci anticipavano ieri i colleghi Paola Russo e Leonardo Fania, quello di oggi e di domani sono le giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che valorizza luoghi e beni culturali degni di interesse in tutta Italia, e anche a Stornara c'è un appuntamento imperdibile. State vedendo il sito ufficiale del FAI e il perché siamo a Stornara, perché Stornara è la città dei murales. Ce ne parla Lino Rombardi, presidente di Stornara Life, che per stramulare Stornara è, come dire, una delle menti e delle braccia che ha realizzato questo scenario molto evocativo in uno appunto dei centri della provincia di Foggia. Buongiorno Lino, ben trovato. Buongiorno a tutti, sono Lino Rombardi, presidente dell'associazione Stornara Life. Buongiorno a tutti. Allora, io ti chiederei, se hai la funzione di rotazione del telefono, di provare a metterlo in posizione orizzontale, così ti vediamo tutto schermo, vediamo se lo schermo ruota. Ahimè no, allora tienilo in posizione verticale, così magari ci fai vedere anche qualcuno dei graffiti che è già alle tue spalle. Vedo che hai scelto già una location alle spalle del murales di Zabur Smith, artista londinese. Questo è in assoluto il primo murales fatto a Stornara, nella prima edizione del 2018. Quindi sono ormai già diversi anni che Stornara è ormai diventata una città artistica a tutti gli effetti, oltre che culturale. Sì, abbiamo praticamente, sono 6 anni che portiamo avanti questo festival, nato con la necessità quasi di portare arte in un piccolo paese dove l'arte non è mai stata contemplata praticamente. Stornare è un paese abbastanza grigio, anonimo, e praticamente volevamo portare un pezzo, un piccolo pezzettino del mondo a Stornara. Ecco, a volte, come dire, è un po' l'esempio che ci dà la misura del fatto che tante volte basta poco o relativamente poco per trasformare un piccolo centro in una destinazione turistica, culturale, che magari, ecco, può rallegrare non soltanto gli occhi di chi viene in visita, ma anche la vita quotidiana di tutti gli abitanti di Stornara. Ma sicuramente, guarda, quando siamo partiti con questo progetto non avevamo certamente delle velleità di portare turismo a Stornara, però da subito ci siamo accorti che si poteva fare, che questa strada era percorribile, e infatti ci siamo mossi e abbiamo cercato di coinvolgere moltissima gente, anche l'amministrazione comunale, in quanto potevamo creare un percorso con una scelta curata, un percorso fatto di tutto di grandi artisti internazionali, che è quello che abbiamo fatto poi in seguito, e questo sicuramente avrebbe portato quello che poi in effetti ci ha portato, una visibilità anche a livello nazionale per quanto riguarda sempre la street art, e con relativo conseguente il turismo e anche un cambiamento sociale del quello paesino. Con l'aiuto della regia, mentre stiamo chiacchierando, stiamo osservando anche i tanti murales che arricchiscono la città, quella città di Stornara che dunque, grazie a questa iniziativa, è diventato un luogo di connessione reale tra grandi artisti internazionali, appassionati del mondo dei graffiti, e cittadini di Stornara e cittadini temporanei, che sono appunto i turisti che poi si recano per visitare queste opere d'arte. Quindi complimenti, il riconoscimento di questo lavoro e anche il fatto che siete appunto annoverati tra le destinazioni delle giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, mi pare un bel sigillo di garanzia. Quindi che cosa si deve fare per visitare i murales di Stornara, Lino?
Allora, come hai detto, essere annoverati nelle giornate del FAI, ed è la seconda volta che il FAI ci include nelle giornate del FAI, eh? E non è roba da poco, insomma, chi l'avrebbe mai pensato? A me viene ancora da ridere solo a pensarci, stornare a posto, fra i posti più belli da visitare. E chiaramente, si può accedere, diciamo, a queste visite in questi giorni gratuite che noi mettiamo a disposizione per mezzo del FAI, per non dico poter ammirare tutte e 132 i murales perché sono tantissimi. Sicuramente 2 giorni non bastano, guarda, perché l'abbiamo già testato. Però almeno gli ultimi murales, i più belli praticamente, magari servendosi anche di tutti e 2 i giorni, sai, sia oggi che domani. E, che dire, il FAI ci ha regalato questa possibilità di essere annoverati fra i posti da visitare, e quindi noi non finiremo mai di ringraziarli perché proprio la prima volta c'è stato quasi perché il FAI ci ha portato la RAI, ci ha portato una visibilità enorme e abbiamo avuto un pubblico, almeno la prima volta, abbiamo avuto un'affluenza gigantesca. Sono arrivate più di 800 persone a Stornara nei 2 giorni del FAI. Quindi speriamo che tutto questo porti a una crescita del paese per quanto riguarda anche il turismo e per quanto riguarda i nostri progetti che includono la possibilità di far diventare Stornara un punto di riferimento per l'arte, per tutto il territorio, il nostro territorio. E stiamo a buon punto, anche se i problemi non mancano mai. Anche il festival di quest'anno sembra quasi compromesso, ci stiamo sbattendo per far sì che questo progetto vada avanti e non si e Lo non sai com'è, naufraghi. no? I problemi fanno parte del gioco, della vita di tutti noi, della quotidianità. A voi il merito di saperli affrontare. Ecco, prima dicevi avete ricevuto un regalo dal FAI, sicuramente avete ricevuto le attenzioni del FAI, ma non vi è stato regalato nulla, è tutto frutto del vostro lavoro, della vostra passione e del vostro impegno. Per cui noi, Lino, vi facciamo i complimenti, vi auguriamo buon lavoro per queste 2 giornate di primavera del FAI, ma poi più in generale, ecco, per l'accoglienza che riserverete a quanti vogliono visitare Stramurales Stornara, la città della provincia di Foggia, con oltre 100 graffiti tra le sue strade. Ti ringrazio, Tony, per le bellissime parole. Io invito tutti a venirci a fare visita. Un abbraccio a tutti. Grazie, grazie Lino, Buona grazie giornata. ancora e buon lavoro e buona Stramurales nelle giornate di primavera del FAI.